Sud America, che è Luciano Zavagno, Ciao e Zavagno. speriamo ci porti qualcuno, e ci porti qualcuno anche lui, perché comunque tutti ne parlano bene. Ovviamente, però, ragazzi, uno può segnalare tutti i giocatori che vuole, ma si sa, il denaro la fa da padrone. Dunque, tu hai citato il Sud America, eh? Dunque, ha introdotto, non credo così inavvertitamente, un discorso che apre l'argomento di un altro acquisto strano del toro, o meglio un riacquisto, perché torna in Granata Ahmed Barroso. Bei ricordi, Barusso. Barroso, ma io ho pensato tutto subito, ma evidentemente Ventura vorrà aumentare i centimetri nello spogliatoio e dunque ha chiamato Barusso. Magari anche No, ma Barusso canta bene Matteo, sotto la doccia. dell'altezza. Cosa? Matteo, stiamo sbagliando tutto. Scusami, c'è un'indiscrezione di mercato. Sì? Pare proprio da quello che hai detto, è un'importante indiscrezione di mercato. Barbara Berlusconi ha appena contattato l'entourage di Barusso, per lui pronto un contratto biennale ad Arcore. Probabilmente sarà un arrivo importante, visto che Seedorf è diventato allenatore, ci vuole qualcuno nello spogliatoio del Milan che sia in grado di ricoprire la carenza che ha lasciato nello spogliatoio rossonero. Questo ci tenevo tantissimo a dirlo, notizia importante di mercato. Esatto, dunque Barusso potrebbe già sconvolgere i piani di Petrachi per giugno, perché ricordiamo che Ahmed Barusso è extracomunitario ed oltre avere presumibilmente delle grandi prerogative ne nella zona pubblica, sarà anche molto No, utile. Scusate. no, Sarà anche molto utile a giugno perché ricordiamo che ora che è partita, è partita. Allora, perché ricordiamo, siamo seri, culo. siamo su tutto il mercato web, siamo seri. Allora, Ma dai, perché ragazzi, vabbè, boh, è comunque, andata. ricordiamo. Da che parlo io? Ricordiamo che Barusso, cioè ricordiamo che può essere comprato solo extracomunitario per sessione di mercato, dunque Barusso, diciamo che sarebbe funzionale solo a giugno. Dunque Ahmed rimarrà al Torino fino a giugno, non giocherà ovviamente perché attualmente il giocatore si trova in Ghana con i suoi simili, che hanno sempre le prerogative, ormai siamo partiti. E dunque se ne andrà solamente a giugno. Per chi? Rodrigo Aguirre? Giacomo. Può darsi, anche perché in questo momento non ci sono altri nomi su cui Torino sta lavorando extracomunitari. C'era Vezovic, ma lo risolveremo con Zeturayev. E appunto c'è Rodrigo Aguirre, che è extracomunitario, appunto essendo uruguaiano, e dunque lo risolveremo con Baruzzo. Quindi direi proprio che sarà per Rodrigo Aguirre, anche perché il Toro era dato da giornalisti molto eminenti, diciamo come Di Marzio e Pedulla, era dato molto molto vicino, non so se mi spiego, all'acquisto di Aguirre, dunque è probabile che la trattativa venga anche definita in anticipo per poi renderla ufficiale il 1° di luglio. Certo, e insomma, perché ricordiamo che inoltre lui non ha la possibilità che hanno molti sudamericani di avere il doppio passaporto con la nazionalità italiana o spagnola. No, lui è extracomunitario netto e insomma, dunque, il suo trasferimento shifterà a giugno o il 1° luglio, come è giuridicamente corretto. Stefano, che cosa ne pensi te del futuro, presumibilmente futuro acquisto di Rodrigo Aguirre? Bah, sicuramente è un ragazzo giovane, cioè nel senso che come ho detto prima, è importante comprare dei giocatori, come dire, seguire anche un po' il modello Udinese, no? Nel senso che scovano questi ragazzi, poi li lancia nel campionato e alla fine li vende bene. Ovviamente però dobbiamo fare l'opposto dell'Udinese, nel senso che dobbiamo anche cercare di valorizzarli in casa nostra, anche se Esatto. ovviamente le trattative di De Ambrosio, eccetera, eccetera, testimoniano il fatto che alla fine comunque il lavoro
sporco lo si fa sempre per le big, e questo è quello che non piace, sinceramente, pillola seria, insomma, è quello che non mi piace del calcio italiano in questo momento, quindi insomma, ma da qui fino a, insomma, è da tanti anni che è così. Comunque, un attaccante di cui parlano tutti molto bene, ovviamente, bisognerà vedere poi, soprattutto nel reparto offensivo, quali saranno le mosse. In questa sessione non credo, però poi nella sessione di giugno ci sono ancora tanti mesi, ovviamente bisognerà discutere poi del rinnovo di Cerci, se deciderà di andare via, Immobile, Meggiolini, Barreto, ma insomma quelli sono almeno. Però sicuramente è un giocatore da lanciare. Spesso però, come è giusto sottolineare, il modello Udinese che riesce comunque grosso modo a tirare su questi ragazzi in maniera perfetta, bisogna anche ricordare che alcuni sono stati dei flop pazzeschi. Io ricordo, ragazzi, poi ci tengo a ricordarlo, lo ricorderanno anche i nostri ascoltatori, quando dal Giappone arrivò nel 2006 il bomber Masashi Uguro. Di lui ricordiamo il Dal splendido Grenoble, sorriso. arrivò dal Grenoble. Esatto, bravissimo, quella squadra francese. Arrivò come sì, ma sì, è giovane, giapponese, può far bene. Alla fine poi sappiamo com'è andata. Quindi, alla fine di tutto, ragazzi, ovviamente il suo arrivo non può far altro che farci piacere. Ovviamente, se poi il suo probabile arrivo l'hanno citato due signori giornalisti come Di Marzio, Pedulla, eccetera, eccetera, vuol dire che comunque un fondo di verità c'è sempre. Poi si sa, il mercato proprio per definizione è il luogo dove tutto può accadere, ma principalmente dove si raccontano anche un po' di bufale. Ma ragazzi, parliamoci chiaro, senza di esse non saremmo qui a parlare tra di noi e soprattutto i nostri amici ascoltatori. Certamente, perché comunque qui devo fare una piccola menzione. La Domenica Sportiva è la madrina di tutti i nostri, di tutte le nostre trasmissioni di talk, Wenner Granate, Sport Talk, come può essere a volte Cronache dal Campo, insomma, senza la Domenica Sportiva forse esisterebbe metà della metà di Radio Granata. Ma andiamo avanti, ma è non solo di Radio Granata, ma di tutto il calcio in TV. Ma poi andiamo avanti e stiamo in argomento. Ultimo argomento saliente della giornata è quello che ha fatto venire i brividi a molti tifosi Granata, ovvero l'offerta di 4 milioni e mezzo del Milan per Matteo Darmian. Abbiamo avuto veramente paura che Petrachi ci pensasse. Giacomo. Abbiamo avuto tantissima paura perché in questa stagione, se D'Ambrosio ad un certo punto praticamente ci ha lasciato perché le ultime partite da dicembre già non era più con noi, avevamo dall'altra parte un giocatore che, dopo essere stato principalmente adattato come esterno del centrocampo a 5 con difesa 3, dunque un giocatore che deve essere bravo a fare avanti e indietro, deve essere un pendolino, ma soprattutto deve essere un giocatore comunque sia con una predisposizione offensiva, perché deve saper attaccare lo spazio, dato che su quella fascia è l'unico a doverla presidiare. E questo non era esattamente il compito di Matteo Darmian, che addirittura dalle giovanili del Milan nasceva come centrale, poi in carriera è stato utilizzato sempre come terzino destro a Padova, a Palermo. Per cui un giocatore che ha saputo col tempo diventare quasi un D'Ambrosio con questi inserimenti sulla fascia, pensate ai cross a rimorchio come il primo gol di Parma, quello di Immobile. Darmian che si invola, la passa a Cerci, Cerci che crossa e Immobile la piazza dentro. Quella credo che È l'asse destra dei sogni Granata. Darmian, Cerci e esattamente. poi Immobile qui in Che ribaltato. arriva dall'altra parte la piazza. No, davvero, un giocatore che è cresciuto tantissimo, non solo dal punto di vista tattico, ma questo lo era già. Lui era già ottimo in fase difensiva. Però, scusate, ma ci stiamo meravigliando, mi è appena arrivato sotto il naso il Vai avanti, lo trappo. diciamo dopo, lo diciamo dopo.
Allora, lo diciamo dopo? Lo diciamo Facciamo una dopo. sorpresa? Lo diciamo Ah, va dopo, lo benissimo. diciamo dopo. Va benissimo, va benissimo. Dicevo, un giocatore che già dal punto di vista difensivo era splendido, ottimo, ma che adesso è riuscito anche a crescere dal punto di vista degli inserimenti senza palla e della corsa, davvero è cresciuto anche dal punto di vista fisico. Semplicemente inestimabile, incedibile. 4 milioni e mezzo, secondo me, non rispecchiano neanche lontanamente il valore di questo giocatore, che è diventato fondamentale nel Torino 2.0, così come l'abbiamo soprannominato noi. Quindi 4 milioni e mezzo, non dico che è un insulto, ma insomma, non siamo tanto distanti dalla definizione di insulto, perché si tratta di un'offerta che, seppur chiamiamola cash immediata, ma io non mi libererei di Darmian per, ma neanche, Per meno di 15 non, milioni. no. Sì, ma io non darei neanche un prezzo a Darmian, francamente. Poi è chiaro, 15 milioni già sarebbero una cifra importante, ma per farvi l'esempio, è stato pagato Stefan Lichtsteiner 10 milioni, uno degli ultimi terzini destri forti che hanno cambiato squadra negli ultimi anni. Non, assolutamente non meno di quella cifra. Ma a Ecco, esatto. parte questo, per me non ha prezzo Darmian. È un giocatore che sta bene a Torino, ha anche carattere. Occhio, non sottovalutate questa cosa. Nonostante abbia 24 anni, è un giocatore con carattere. Dunque, aprite le orecchie se un giorno dovesse avere la fascia, perlomeno anche solo in mancanza di altri. Non ve ne stupite. Dunque, un giocatore inestimabile, incedibile, assolutamente. Esatto, però attenzione, non è che deve essere incedibile perché lo abbiamo già promesso a luglio a quella sottospecie di squadra che c'è a Venaria, come si sente dire. No, è incedibile perché rimane da noi e sono sicuro che la società la pensa come me, ovvero Darmian è un patrimonio del Toro insieme a Cergi, insieme a Immobile, insieme a Glick. Insieme in parte A Tommaso Berni. a Tommaso Tommaso. Berni, E Abascia! ma no, ma che guarda che il nostro Cagnaccio è un piccolo patrimonio del Toro. Insomma, a Parigini e a Ramo e tutti gli altri, lui è un patrimonio del Toro e il Toro deve puntare su di lui. Non fa parte dell'ossatura della squadra perché è un esterno, però Darmian deve rimanere in Granata. Non devono essere le promesse da mercante queste. Sì, non te lo do, ma perché no? Deve rimanere, Ecco. assolutamente. Esatto. E che acciderbolina, Esatto. esatto, no, perché non posso dire parolacce, perché questa puntata non è flaggata come contenuto esplicito e potrebbe essere che ce la tolgono, dunque stiamo attenti. Dunque, procediamo parlando un po' di quelle che possono essere le prossime trattative del Toro. Una l'abbiamo già detta, è Aguirre. C'è un'altra, sempre per luglio, che ha accennato Salvatico, il nostro ascoltatore e caro amico di Radio Granata, che ha parlato di un giocatore particolare che il Toro potrebbe puntare anche facendo uso di Barusso. Si tratta di Jonas Svensson. Ve lo presento un momento. Questo ragazzo è classe 1992, ha il suo paese che è la Norvegia, dunque un extracomunitario. Pensate, i norvegesi sono considerati extracomunitari perché de facto la Norvegia non è né nella CE né nella UE. È un ragazzo che è di classe 1992, ha già fatto gol. Lui gioca, se non sbaglio, nel Rosenborg. Se non sbaglio, Rosenborg, sì. nel Rosenborg, ha già fatto gol. Si è già fatto vedere ed è tuttora nel mirino di squadre come l'Ajax, come il Manchester City, ma il Toro è stato vicinissimo a prenderlo, non potrà più prenderlo, e perché ricordiamo che si può comprare un solo extracomunitario a sessione, ma il Toro è molto, molto, e io ti invito a twittare Giacomo, è molto vicino a Svensson per luglio, più di quanto si possa pensare. Ci sono stati dei Twittiamo. contatti. Ci sono stati dei contatti con la gente, dunque
per il buon mediano classe 1992 ci potrebbe essere anche un futuro.